mia D'Alema. Siamo Carlo... tornati alla domanda iniziale. Perché? Se davvero è una cosa così soft, così dolce, oppure così irrilevante, perché? Ma perché? Perché con tutti i rischi che ciò comporta per il governo Monti? Perché con il rischio che lo spread cresca, perché dall'estero diamo l'idea di un paese che si torna a dividere? Perché far rinascere il conflitto quando invece c'era il consenso? E perché l'hanno fatto secondo te? Allora, difficilissimo, difficilissimo. Escludo ogni secondo fine per candidarsi dopo il 2013, non siamo a questi livelli. No, penso che ci sia una volontà, come dire, pedagogica verso il popolo italiano. Proprio questo, cioè qui veramente il tecnico... Se l'Italia non è pronta, ma è molto interessante. Una questo. Volontà pedagogica, cioè è arrivato il momento in cui gli italiani devono capire che devono... Gli italiani devono cambiare abitudini, devono cambiare mentalità. Esatto. Mentalità. Sì. Allora qui veramente il governo tecnico diventa il governo platonico, cioè quello che plasma non dei rapporti fra gruppi di interesse, ma plasma i cervelli, le anime. Cioè dovete capire che dovete inserirvi nel mainstream mondiale, dimenticatevi l'idea che il lavoro sia l'elemento fondante della Repubblica, l'elemento fondante della Repubblica è qualche cosa d'altro, il lavoro è una faccenda come l'Italia non può continuare a essere un'eccezione. L'Italia non può essere un'eccezione in questa direzione e semmai l'unica eccezione consentita è la Germania, che per sua storia e sua organizzazione sociale e politica complessiva si può perfino permettere il lusso della Mitbestimmung, della codeterminazione, della cogestione e di passare attraverso una commissione paritetica di imprenditori e di sindacalisti quando c'è il licenziamento, ma loro sono speciali. Infatti ti ho sentito argomentare qualche tempo fa che la Germania non è tecnica, la Germania propone un disegno politico molto chiaro che ha al suo centro la lotta contro il debito degli altri. Più o meno.